Assomigliare a qualcuno famoso può portare a situazioni piuttosto bizzarre, sia per i vantaggi che per i momenti di disagio che possono crearsi. Immaginate per un momento di essere confusi per una celebrità da una folla di fan impazienti. È proprio quello che accade a una ragazza che, per un capriccio della natura, assomiglia incredibilmente a Chappell Roan. Ma quali sono le conseguenze di questa strana coincidenza? Chappell Roan, la giovane e talentuosa cantante della scena americana, si è trovata più volte a dover affrontare situazioni poco piacevoli a causa di alcuni fan troppo intraprendenti. La sua popolarità è schizzata alle stelle dopo il successo del suo album Therese and Fall of a Midwest Princess, e con essa sono cresciuti anche i momenti di tensione legati alla mancanza di rispetto per la sua privacy. La vita da sosia di un'artista famosa. La sosia di Chappell Roan, che ha preferito non rivelare la propria identità, ha deciso di parlare delle sue disavventure su Reddit, descrivendo come essere scambiata per la cantante le abbia causato diversi problemi. Essere pedinata e avvicinata da sconosciuti convinti di avere a che fare con la vera Chappell è stata un'esperienza piuttosto inquietante per lei, tanto da indurla a riflettere sull'importanza del rispetto dei limiti personali. La ragazza ha dichiarato: "Le persone spesso non rispettano la tua privacy e questo è davvero spaventoso." Questa testimonianza riflette un lato oscuro della fama, evidenziando come l'aspetto di una persona possa influenzare e complicare notevolmente la vita quotidiana. La posizione di Chappell Roan e la reazione dei follower. Chappell Roan ha scelto di mettere in chiaro la sua posizione sui social media, dove ha rimarcato l'importanza del rispetto dei confini personali anche per le persone celebri. La cantante ha espresso il suo malcontento riguardo al modo in cui alcuni fan gestiscono il loro entusiasmo. "È inaccettabile che la gente pensi di poter entrare a piacimento nella mia vita privata semplicemente perché sono sotto i riflettori." Le riflessioni sia di Chappell sia della sua sosia hanno acceso una discussione sulla correttezza delle interazioni fan-celebrità. È fondamentale ricordare che la vita sotto i riflettori non toglie ai personaggi pubblici la loro umanità e il desiderio di avere spazi propri. La storia di queste due donne ci stimola a considerare come dovremmo comportarci da veri fan, rispettosi e attenti. Nonostante la crescente fama possa sembrare un sogno che si realizza, per Chappell Roan e per la sua sosia rappresenta anche una serie di sfide non indifferenti che mettono in risalto la necessità di rispettare la sfera privata e l'integrità degli individui, al di là del loro status pubblico. Ricordiamoci che, oltre al successo e alla visibilità, ci sono individui con sentimenti e bisogni propri e che il reciproco rispetto dovrebbe essere sempre la priorità. E voi? Avete mai avuto a che fare con fan particolarmente esuberanti? Condividete con noi le vostre storie. La libertà di uno termina dove inizia la libertà dell'altro, un principio fondamentale che Jean-Paul Sartre ci ha insegnato e che sembra essere stato dimenticato nell'era della celebrità digitale. La vicenda che coinvolge una giovane donna, sosia della cantante Chappell Roan, e la stessa artista, risveglia una riflessione urgente sulla nostra società e su come la fama e l'accessibilità attraverso i social media abbiano distorto il concetto di rispetto e privacy individuale. Entrambe le donne, vittime di un'attenzione non richiesta e spesso invadente, mettono in luce un problema più ampio: l'ossessione per le celebrità e la difficoltà di distinguere tra pubblico e privato in un mondo iperconnesso. Questi episodi di confusione e di mancanza di rispetto nei confronti dei confini personali non sono solo inquietanti, ma aprono il dibattito su come la cultura della celebrità e la facilità di accesso alle vite altrui abbiano eroso la nostra comprensione della decenza comune. Forse è giunto il momento di riflettere su come possiamo, collettivamente, ristabilire i limiti del rispetto reciproco nell'era digitale, ricordandoci che dietro ogni schermo ci sono persone reali, con emozioni e diritti inalienabili.